Buonasera a tutti, mi spiace non essere collegata in diretta con voi, sono in consiglio comunale ma ci tenevo tanto a farvi un saluto. È un grande orgoglio che anche quest'anno, in un anno così complesso, il nostro premio letterario Città di Sarzana vada avanti con tantissimi autori da tutta Italia e non solo, e con tanti magnifici premi. Grazie, un grazie particolare devo farlo a una donna straordinaria, tenace, coraggiosa, che nonostante tutto non si è fermata e lancia a tutti un grande messaggio di speranza. Susanna Musetti, brava, grazie. Torneranno le serate sotto le stelle di questo premio. Hai dato una prova di grande coraggio e Sarzana è con te. In bocca al lupo a tutti i partecipanti. Siamo un po' in ritardo, ultimo ma non per merito. Buonasera Federico Brogero di Novara, Amanda e la magica porzione. La scrittura è ricca di particolari e molto fantasiosa. Inducono il lettore a proseguire la lettura incuriosito da quel che accadrà. Un manuale di magia e una strega pasticciona rendono spassosa la storia di ogni singola pagina, diventando non solo e divertendo non solo i bambini ma tutti gli adulti, diventando un punto di riferimento per in qualche modo stimolare la fantasia. Complimenti. Grazie, grazie a tutti voi per aver appunto apprezzato la mia storia. Ringrazio anche la Tombola Edizioni e Viviana che so che sta seguendo,
perché sono stati loro a credere in me per primi, insomma, e darmi la possibilità di essere qui stasera, insomma. Quindi un sogno che si realizza. Bene, grazie. La Bene. premiamo virtualmente, poi arriverà Grazie. tutto a casa. Comunque, insomma, ci siamo stati ed è importante anche questo. Mi complimento anche per la sua professione, perché so che fa il maestro lo fa in maniera esemplare. Io chiedo alle mie giurate se hanno qualche cosa da dire, se no poi dopo concludiamo la serata. Sì, io volevo chiedere appunto il fatto di svolgere attività come lei svolge con grande entusiasmo, l'ha spinta, l'ha stimolata naturalmente a scrivere lavori di questo tipo, suppongo. Diciamo Sono stati che i bambini stessi, lei insegna a quale fascia d'età? io insegno All'elementare. scuola primaria, quindi elementari, fino ai 10-11 anni. Sì, adesso mi viene in mente perché avevo seguito anche il suo intervento, ma appunto mi è parso di captare che proprio dai bambini lei riceva degli stimoli per la scrittura di queste opere, per l'infanzia. Sì, diciamo che sono avvantaggiato rispetto a molti altri perché il vivere quotidianamente con i bambini, proprio di quest'età in cui la fantasia è predominante, in cui si crede ancora veramente in modo intenso a Babbo Natale, alle favole, spesso quando si scherza o si gioca con loro, una delle domande che fanno: ma è davvero così? Mi stai dicendo la verità? Quindi si immedesimano totalmente in quello che può essere la finzione, la storia, il giocare con la fantasia. E diciamo che il vantaggio che mi danno è di entrare nei meccanismi della loro fantasia. Molte parti di Amanda nascono proprio basandomi sul loro modo di pensare, che a volte è diverso dal nostro, anzi quasi sempre è diverso dal nostro. Quindi anche molte situazioni comiche che si ritrovano nel libro, in realtà sono proprio state così, sono nate nell'osservazione, nella conoscenza di questa fantasia un po', diciamo così, che va al di fuori degli schemi, in cui appunto tutto è possibile, perché per i bambini effettivamente quando inventano le storie, la realtà, le regole del nostro universo, chiamiamolo così, non esistono più. E quindi si può avere una bambina che diventa un mostro, un mondo in cui le strade si intersecano come i fili di un gomitolo, in cui appunto tutto è possibile alla fine. Certo, in questo è un grande vantaggio per chi come me ha di scrivere per i bambini. Certamente, certamente. Gabriella? Ma io niente, volevo complimentarmi con l'autore e spero che Grazie. abbia in ponte qualche altra, diciamo così, in ponte appunto qualche altra sua opera, Opera. perché insomma i bambini sono sempre dei grandi ispiratori e quindi penso che ci sia qualcosa. Sì, c'è sempre qualcosa che bolle in pentola, perché la scrittura, al di là della pubblicazione del concorso, che ovviamente sono grandissime soddisfazioni, fa proprio parte di me. Io ho sempre scritto fin da ragazzo, quindi continuerò a farlo indipendentemente da chi leggerà o meno le mie storie. Comunque sì, c'è tanto ancora in Bene, bene, preparazione. bene. Va bene, grazie. Chiudiamo la puntata. Grazie Invito il vicepresidente del premio, a voi. Buonasera. Gianluca Rizzo. Buonasera. Grazie È stato un piacere. Vi aspettiamo domani, ma vi ricordo che abbiamo ancora 12 serate. Quindi tutte le sere, se non sapete cosa fare, vi potete collegare su Poeti Solo Poeti Poeti e ci saremo noi. Ciao! a tutti.